La Recanatese acciuffa la vittoria in pieno recupero, dopo che in un solo minuto e mezzo era riuscita a dissipare il doppio vantaggio, ottenuto tra il finire della prima frazione e l'inizio della seconda. Mastica amaro il Giulianova di Bitetto per un risultato positivo sfuggito dopo un secondo tempo giocato sopra le righe. I leopardiani arrivano a questa gara dopo quella sospesa nell'infrasettimanale contro il Torrentino, mentre il Real Giulianova è reduce dal bel pari contro la Vastese. La partenza è subito positiva per i padroni di casa che si presentano al tiro con Senigallesi già al primo, ma Mora respinge a malaperta. Cresce il Giulianova che al settimo va vicino al vantaggio, angolo regalato da Ferrante, dalla bandierina la palla arriva alla testa di Caso che serve Cesario, il quale sempre di testa indirizza verso la porta, ma la mira è leggermente alta. Al dodicesimo ci prova Massetti, ma il tiro è largo. Al ventesimo si rivedono i padroni di casa con Senigallesi che ha il tempo di mirare, ma sbaglia non centrando la porta. È un buon momento per la Recanatese che al 25esimo sbaglia una clamorosa occasione. Punizione lungo l'out di destra di Bove, palla indirizzata verso il secondo palo con Donzelli che a non più di un metro dalla porta manda incredibilmente sul fondo. 60 secondi dopo Titone serve Bove che prova una conclusione di esterno senza inquadrare lo specchio. Al 36esimo la Recanatese corona il suo buon momento. Bove ruba palla ad Antonelli e si lancia in contropiede in superiorità numerica. Serve Titone che dribbla un avversario e mette in rete. Il primo tempo si conclude con una punizione dal limite calciata da Cesario che viene deviata in corner dalla barriera. Nell'intervallo Pagliari lascia negli spogliatoi Togola in evidente difficoltà per Morazzini e il numero 3 di casa lo ripaga subito. Corre il quarto quando un cross dalla fascia destra dell'esterno si trasforma in un assist perfetto per Liguori, il quale con tempismo si inserisce sul primo palo e insacca il raddoppio nonostante l'estremo tentativo di respinta di Mora. La Recanatese gioca sul velluto, al quarto d'ora Bove su punizione va a pochi centimetri da terza rete. Quando tutto sembrava far presagire un'agevole vittoria leopardiana, in un minuto e mezzo accade l'incredibile. Al 22esimo Antonelli viene lanciato sul filo del fuorigioco e batte Richirico per il 2-1. Palla al centro e il giallorossi pareggiano. Tipaldi sulla fascia mancina serve la palla a classe 2003 Forcini, che di prima intenzione la gira in aria, dove Capitan Danna infila da pochi passi. La Recanatese va clamorosamente in difficoltà e rischia di subire ancora, ma al 26esimo un break di Liguori saggia i riflessi di Mora. L'ultimo quarto d'ora i giallorossi di casa riprendono quote, al 39esimo ci vuole un grande intervento del portiere ospite a dire no a Candidi. Poi, nei primi 5 minuti di recupero, da corner, si accende una mischia nell'area giugliese che viene risolta da un tiro secco di Pennacchioni che fa esplodere tutta la panchina per un successo che rappresenta una sorta di ripartenza verso posizioni più consone di classifica, mentre il Giulianova esce a testa bassa per la grande occasione sprecata di fare punti contro una big del campionato. Sono soddisfatto ma un po' arrabbiato perché non si può riaprire una partita in 3 minuti, 2 mesi e così. Però veniamo da un momento difficile, ragazzi, vi capisco, a volte un sasso sembra un masso, come diceva qualcuno. E sono contento per la vittoria, soprattutto per il rush finale, gli ultimi 10 minuti, la voglia di vincere e soprattutto chi è entrato al di là del gol, anche Candidi, chi è entrato ha cominciato a capire quello che voglio dallo spirito. E sì, è normale che io sono 8 giorni che sto con questi ragazzi, ho cercato di ricreare uno spirito, tatticamente ancora a volte non c'è sintonia tra le linee nell'aggressione, siamo un po' bassi, a volte lo facciamo bene, quando abbiamo la palla giochiamo spesso. A volte un po' troppo dietro, io voglio invece che la palla vada avanti, ci sono tante cose, però io li devo ringraziare per come si sono messi a disposizione con grande serietà, con grande disponibilità. Un momento in cui eravamo, diciamo, di slancio, anche dopo il 2-2 comunque la squadra era viva, dimostrava magari di poter continuare ad impensierire, però ci sono stati quei minuti finali della partita dove il Recanati ha collezionato anche diversi calci d'angolo e lì nella mischia purtroppo forse siamo stati puniti oltremodo.